Nella penultima giornata del campionato il Pineto vince per 1-3 sull'ostrico campo della Vittoria contro il Tolentino, in vantaggio gli ospiti con due eurogol firmati Barlafante e Minicheri. Nella ripresa Domizzi chiude l'ostilità, rete della bandiera firmata Zammarchi. Ultimo match della stagione regolare domenica prossima contro la San Benedettese allo stadio Mariani Pavone per contendersi un posto nei playoff. Calcio d'inizio per gli ospiti. Il match dopo la classica fase di studio vede il primo acuto al decimo. Zammarchi semina il panico, incrocia di poco sul fondo. Rispondono immediatamente i biancazzurri. Cascione sguscia in aria. Cioccolatino per Romano, ma sontuoso Marricchi distinto a salvare sulla linea. Ci riprova il Tolentino con Capezzani, inzuccata sul fondo. Gara gradevole con occasioni da ambo le parti, ma poco incisive. A 10 dal termine si rompono gli equilibri. Pezzotti pennella, Romano a rimorchio per Barlafante che estrae il classico coniglio dal cilindro che toglie le ragnatele dal 7 per il vantaggio adriatico. Da un eurogol all'altro, Minicheri servito con la punta del piede da Cascione a giro suggella il pesantissimo raddoppio a 120 secondi dal termine. Nella ripresa il Pineto prova a sfruttare gli spazi, Minicheri cerca il bis alto dalla parte opposta, azione insistita, prima Bartolo poi Zammarchi si infrangono sul muro biancazzurro i tentativi cremisi. L'11 del presidente dottor Silvio Brocco insiste e trova il tris. Su corner Domizzi prende la mira e toglie come Barlafante le ragnatele dall'incrocio. Il match è virtualmente chiuso, a 10 dal termine Pezzotti vuole arrotondare il parziale. Fuori di poco il suo incrocio. Qualche minuto dopo il neoentrato Rodriguez a voler oscurare i precedenti marcatori con un pallonetto delizioso da centrocampo di poco sul fondo. Nel finale mister Amauro lancia il classe 2005 Piccioni, cresciuto nel vivaio del settore giovanile biancazzurro e già da qualche settimana nel giro della prima squadra. Nel finale Zammarchi sigla il gol della bandiera cremisi, approfittando di un vuoto lasciato dalla difesa teramana. Non succede più nulla, il Pineto vince e convince per 1-3 contro il Tolentino. Match di fuoco domenica prossima allo stadio Mariani Pavone contro la San Benedettese. La stessa parola che ho detto ai ragazzi prima di entrare in campo, contro una squadra importante e che sta facendo un grandissimo campionato, dobbiamo fare una grandissima prestazione. Ma non soltanto un tempo, per 95 minuti. L'abbiamo fatta con buone geometrie, con un buon fraseggio, quindi penso abbiamo creato tanto e abbiamo vinto con merito. Quindi è una partita che mi soddisfa, quindi voglio fare un plauso ai ragazzi per la prestazione fornita. Volevamo questo, volevamo giocarci le nostre chance all'ultima giornata e serviva un risultato positivo. E l'abbiamo trovato e adesso ci prepariamo per questa sfida finale che magari un mese fa era impensabile, nonostante che abbiamo avuto problemi in organico, giocatori che hanno tirato tanto la corda, qualcuno gioca diciamo, con problematiche fisiche, però la prestazione oggi mi fa ben sperare per giocarci questa ultima partita, per un risultato importantissimo e faremo di tutto per centrarlo. Stagione fantastica, dispiace aver chiuso così. Scivolone contro una grande squadra, hanno trovato subito gol, ma va soltanto applaudita la squadra per quello che hanno fatto nel corso di questa stagione. Poi loro prima gol hanno fatto quasi tre tiri sotto l'incrocio, perciò non dobbiamo parlare da partita, dobbiamo parlare della grande stagione che hanno fatto questi ragazzi che se lo meritano. Ma certo, è un sogno, quello che abbiamo fatto è un sogno, cioè affrontiamo questa partita di playoff che sarà una bella gara, non si sa contro chi. Dobbiamo giocare, però va bene, rimane il percorso fantastico che abbiamo fatto, è normale, dispiace a tutti chiudere in casa, però questo è calcio.